il team più giovane della tappa siciliana di Coding Girl, 14 anni, 15 e poco più. Allora vi siete sfidati, voi avete presentato un progetto, il progetto più creativo, e avete utilizzato Marvel. Come è andata? Beh, è stato un progetto prima di tutto divertente. Ci siamo divertiti a partecipare, in tutto ci siamo divertiti. È stato anche, possiamo dire, un pochino difficile, però alla fine siamo riusciti a fare tutto come un unico team. Diciamo, l'importante è stato saper ascoltarci gli uni con gli altri. E com'è lavorare in un team misto, ragazzi e ragazze insieme? È facile, difficile? Non ho visto nessuna differenza rispetto ad altri progetti che abbiamo fatto anche con altre persone. È sempre la stessa cosa. Allora, voi frequentate, alcuni di voi, il primo superiore e siete oggi però ospiti dell'Ateneo. Che sensazione fa questo? Proiettati nel futuro quando non è ancora il momento? Intimidatorio nel pensare all'ignoto, però diciamo anche ciò mi provoca curiosità, specialmente chissà cosa farò da grande fra pochi anni. Ti piacerebbe, Cristoforo, fare altri incontri, almeno uno l'anno, sempre presso gli Atenei, magari per familiarizzare di più con questo luogo un po' ameno? Certamente, ne sarei grato. E adesso, dopo che si è vinto, cosa si fa? Esatto. Si va a mangiare. Si va a mangiare, dopo mangiato e festeggiato, basta. Un po' di riposo, ce lo meritiamo, direi. Ma continuerete a programmare, a ideare? Già stavo pensando a creare altri progetti, altri PON, anche per la programmazione normale, non a blocchi con Python, e a magari rendere viva questa idea, questo prototipo dell'applicazione. Provarci, diciamo.